Ben ritrovati! Con la conclusione della festa patronale del 22 e 23 settembre, in cui è stata registrata la partecipazione di migliaia di persone, si sono alternate numerose manifestazioni, folcloristiche e musicali, che hanno visto l'avvicendarsi di più artisti nel corso delle tre serate. Maggiore successo ha riscosso il concerto di Franco Ricciardi, della sera del 22. Al riguardo ecco un breve saluto dell'artista partenopeo ai tanti fan accorsi. Vediamo che l'accoglienza tutto sommato è stata ottima. Bella, bella, molto 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 bella, sono contento, bella gente, ho visto il sindaco, bellissima persona, tutta la giunta comunale, bella, è stato molto bello, bella accoglienza, sono contento. Poi ho visto il paese, è bellissimo, insomma, pieno di cultura. C'è una bella accoglienza significa che c'è anche la possibilità di ritornarci, no? Ma io sicuro, insomma. È terra di conquista, la mia gioia è quella di ritornare sempre. Ho avuto modo di anche di gustare la gastronomia del posto? Ancora no, stasera mi dicono che mi fanno gustare delle cose bellissime. Aspetto, prima di cantare non mangio mai. Sicuramente. Qual è il segreto del suo successo? Ma il credo è tenere fede nelle cose che si fa, insomma, essere tenaci nelle cose, niente di più, insomma. Quello è, credo, sempre credo. Un saluto agli amici di Deliceto che ci stanno seguendo. Un super salutone a tutta Deliceto, sono troppo contento, grazie di tutto. Niente, io mi auguro di vedervi sempre prestissimo e poi fortunatamente la rete ormai unisce tutto quanto, tanto già ci vediamo sempre, sicuramente mi seguono, li seguo. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Grande spazio alla cultura in quest'ultimo periodo, molteplici gli eventi che si sono succeduti tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Si comincia il 24 con la presentazione presso la sede Proloco del libro Deliceto nel mondo, a cura di Pasquale Petrella. Pasquale Petrella, autore di questa pubblicazione Deliceto nel mondo, come nasce questa iniziativa? Ma è nata un po' per scherzo, nel senso che mi è piaciuta un po' l'idea del gruppo Facebook Deliceto nel mondo, dove ho potuto scoprire che tanti delicitani che vivono lontano dal proprio paese hanno nostalgia, così come ce l'ho io, che non vivo più a Deliceto da oltre 45 anni. E quindi mi è venuta l'idea di fare una trasmissione su Radio Prato, web, sulla pagina Facebook, contattando i delicitani che sono presenti nel mondo. E sono venute fuori delle storie incredibili. Ho scoperto delicitani immigrati in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, in Inghilterra, in Germania, in tantissime città del nord, perché chiaramente l'immigrazione maggiore era venuta verso le città del nord. Tanti delicitani che si sono messi a disposizione, hanno voluto chiacchierare con me, raccontare le loro storie, le storie di emigranti, dell'abbandono che hanno dovuto subire della propria terra, della nostalgia che hanno e della passione che hanno per il loro paese. Quindi ho raccolto tutte queste testimonianze e poi a un certo punto ho detto: ma così lasciarle soltanto nell'etere forse non è il caso. Voglio dargli un po' una testimonianza anche su carta, che si possa leggere, che si possa toccare, che si possa vedere. E ho avuto l'idea di creare anche di questo libro, un libro che anche qui è nato per scherzo, pensavo che forse nessuno l'avrebbe acquistato, invece probabilmente dovrò fare una ristampa perché tutte le copie, grazie anche alla serata fatta qui con la Proloco, sono andate esaurite, sono state acquistate e ci hanno permesso di fare una grossa donazione in beneficenza per l'iniziativa Un fiore per Padre Mattia, un pugno di riso per Suor Rosa e un contributo che darò anche per la Proloco, perché la Proloco è l'associazione che per noi emigrati ci aiuta tantissimo, soprattutto grazie alla webcam che inquadra quello che succede sul piazzale con sullo sfondo il castello e la chiesa madre. È una cosa che ci tiene legati, che ci permette in qualsiasi momento di vedere, di ricreare quel cordone ombelicale con il nostro paese. Quando soffriamo un po' di nostalgia ci colleghiamo e così, guardando quello che succede attraverso la webcam, ci rassereniamo un po' e possiamo continuare a proseguire la nostra vita lontani da Deliceto. Ti aspettavi questo successo?
No, francamente, guarda, sono rimasto commosso perché vedere tutta la sala piena della Proloco con tantissime persone, alcune conoscevo, qualche amico d'infanzia, ma tantissime persone che non conoscevo, non me l'aspettavo. Ma così come non mi aspettavo che il libro ricevesse tanti consensi e venisse acquistato così tanto, insomma, è andata esaurita la stampa, quindi anche questa è stata una grande sorpresa che mi ha commosso e mi commuove. C'è la possibilità di ampliare ancora di più questa ricerca? Ma me lo stanno chiedendo in tanti. Credo che sì, si possa fare, perché chiaramente io ho intervistato una sessantina di persone, i Del Getani nel mondo sono 30.000, quindi di storie e di racconti da poter fare ce ne sono tante, ma soprattutto magari ecco, si può anche creare un nuovo volume anche entrando più nello specifico di questo rapporto dell'emigrazione e perché no, dare anche dei segnali per cercare di capire che, come è emerso questa sera, ci può essere un turismo di ritorno, le generazioni degli italiani di seconda generazione dall'estero possono essere invogliate a tornare a Deliceto, a venire a visitare il paese dei loro avi e quindi questo può essere anche utile per Deliceto stesso, no? Ricreare quel legame con le seconde e terze generazioni che non esiste più. Peraltro è una cosa che, se non vado errato, fanno già un'associazione di Lucca con i tanti emigrati in Argentina. Ho avuto contatti con una rappresentante e portano tanti giovani a studiare a Lucca e poi li riportano in Argentina a studiare e a conoscere la lingua italiana, perché le seconde e terze generazioni magari non parlano più l'italiano. Ecco, questo legame magari con la terra di origine dei genitori può essere utile per fargli studiare l'italiano e far scoprire il paese delle radici da dove vengono i loro genitori e quindi da dove provengono anche loro. Tu sei uno dei tanti visitatori della webcam. Chiaramente la webcam ha anche un costo, no, per la gestione. E tu hai fatto anche una proposta, di che cosa si tratta? Ecco, io, che peraltro è una proposta che si trova sul libro e che avevo messo su Facebook e ho visto che ha avuto ampi consensi. La proposta è questa: la webcam serve sicuramente a chi vive a Deliceto, ma serve tantissimo a noi che viviamo lontani e che abbiamo la nostalgia del nostro paese. Per cui ho lanciato la proposta delle pietre dell'emigrato, all'inizio erano le pietre d'inciampo, ma Dio ci scampi da quel paragone con quello che davvero rappresenta per gli ebrei. Le pietre dell'emigrato, cioè nel senso mettere, l'idea era in un posto del paese, sul piazzale Belvedere o da qualche altra parte, dei mattoncini con il nome della famiglia e la data in cui è andato via e il luogo dove si sono trasferiti. Chiaramente l'emigrato che ordina questo mattoncino dà un contributo che va alla Proloco per finanziare la webcam. Tutto questo può essere utile anche perché nel momento in cui questi mattoncini riempiono quel luogo, il piazzale Belvedere o da qualche altra parte, chi passa leggendo i nomi di quelle famiglie e il luogo dove sono emigrati scopre che i delicetani sono presenti, dove sono presenti e che sono presenti in tutto il mondo. Nel libro Deliceto nel mondo ho trovato gente a Melbourne, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, Inghilterra, Germania, ma siamo presenti, 30.000 delicetani sono fuori da Deliceto, quindi vuol dire che sono presenti un po' in tutto il mondo. E questo potrebbe essere anche un ulteriore elemento anche per il turismo, no? Uno viene, passeggia, dice: ah, la famiglia Petrella è emigrata a Prato e vive a Prato dal 1977, ecco, la famiglia tal dei tali vive a Melbourne dal 1950, potrebbe essere carino, ecco, per far conoscere dove sono andati degli italiani. Una specie di libro steso per terra, insomma. Esatto, un libro da leggere passeggiando. Il 25 settembre, presentazione presso il Santuario della Consolazione della conferenza Il Beato Felice da Corsano, fondatore del convento, organizzata dall'Archeo Club Giuseppe Bracca di Deliceto. Si è celebrato che cosa? Il 497° anniversario della morte del Beato Felice da Corsano, in realtà il 20 settembre, ma per alcuni motivi programmatici questa conferenza e questa messa è slittata al 25. Siamo qui per riprendere il cammino che è stato intrapreso provvidenzialmente nel 2015 quando sono state risanate quelle lacune
che lungo i secoli erano emerse nel cammino di canonizzazione del beato Felice da Corsana, cioè il ritrovamento del suo corpo, il ritrovamento della data precisa della morte e il ritrovamento dei testi del processo canonico di Bovino che fu redatto dal Tannoia. E quindi siamo qui per metterci nelle mani di Dio e comprendere quelle che sono le sue vie, cosa ci chiede e come noi dobbiamo impegnarci per arrivare anche alla conclusione qui sulla terra del riconoscimento della canonizzazione della santità del beato Felice da Corsana. Ci sono buone possibilità per arrivare un po' alla conclusione? Le possibilità le conosce soltanto Dio. Noi faremo la nostra parte, come sempre l'abbiamo fatta, e siccome ci sono stati veri segni di intervento divino in questa storia, sono sicuro che arriveremo a una conclusione. Ci può dire il suo nome? Io, Aurelio. Aurelio, arriva da dove? Da Corsano. Come mai qui a Deliceto? E siamo qui perché siamo stati invitati come delegazione di Corsano, dove è nato il Beato Felice, e quindi siamo stati onorati di questo invito e onoriamo della nostra presenza. E Corsano oggi è una bella realtà e vogliamo portare avanti questo processo per quanto riguarda il Beato Felice da Corsano e speriamo di riuscirci. È stato un buon inizio con il nostro parroco Don Teodoro e cerchiamo di proseguire questo cammino. È tutto qui. Ricordiamo che Corsano è una frazione di Monte Calvo. Corsano è una frazione di Monte Calvo, diciamo una delle più grandi frazioni di Monte Calvo alpino. È molto grande, abbiamo la chiesa di San Nicolò, dove abbiamo anche noi una statua del Beato Felice che abbiamo fatta in onore con il grande Don Teodoro. Abbiamo fatto questa statua e l'abbiamo messa nella nostra chiesa. E non abbiamo ancora deciso di fare una festa, però prossimamente faremo anche noi una festa riguardo il Beato Felice. La prima volta che è venuto qui? No, sono state diverse volte. Ogni manifestazione abbiamo fatto riguardo il Beato Felice, siamo stati sempre presenti. Cosa si prova a venire qui nel luogo del Beato Felice anche? Una grande emozione ogni volta. Infatti l'altra volta siamo andati a visitare anche la grotta, che è un luogo bellissimo, il monastero è bellissimo, e quindi ogni volta che torniamo qua c'è sempre una grande emozione. Un bel paese, un gran bel gemellaggio e ci fa molto piacere. Sabato 30 settembre, presso la Chiesa dell'Annunziata, presentazione della nuova edizione del libro La Chiesa e il Convento dell'Annunziata in Deliceto, a cura dell'avvocato Mattia Iossa. L'avvocato Mattia Iossa questa sera presenta questa riedizione sulla Chiesa dell'Annunziata. Sì. Come nasce questa nuova idea di trovare nuovi documenti? Me l'ha richiesto il priore Rocco Sandotto. Mi ha richiesto di fare un'altra edizione perché quella precedente di 30 anni fa era esaurita naturalmente. E quindi l'ho fatta anche con una certa curiosità per vedere se nel frattempo fossero usciti fuori nuovi documenti. Sono usciti fuori e quindi questa più che una seconda edizione è una riedizione veramente rivista e modificata perché apporta alla Chiesa dell'Annunziata diverse conoscenze nuove che in questo frattempo sono riuscito a mettere insieme. Dove è possibile chiedere, dove è stato possibile attingere questa notizia? Beh, innanzitutto dai registri di Montevergine, dall'archivio di Foggia, un po' l'archivio di Stato di Napoli e poi poi dall'archivio dell'Annunziata. E qualche cosa dall'archivio della Chiesa Madre. Cosa c'è di diverso dalla precedente edizione? C'è di diverso ne parlerò adesso durante la conferenza che faccio, ma di diverso c'è una maggiore precisazione delle cose che già c'erano, più circostanziate. Ci sono anche delle variazioni, perché qualche cosa che avevo preso dai testi
esistenti allora, tipo Braca, che era solo quella, la storia del Liceo e poi IOS, si è dimostrata errata, e io ne ho dato atto in questa nuova edizione che avevo fatto questa affermazione, ma perché l'avevo presa pari pari dal Braca, altro non c'era. Questa è una delle varianti. Altre cose sono venute fuori dallo studio dei registi di Montevergine, da quello che è venuto fuori dalla Real Casa dell'Annunziata di Napoli, cui pure è collegata questa, e infine da quello che è successo dopo l'occupazione francese, dal 1806-1815. 16 ottobre 1993, 16 ottobre 2023, trentennale della presenza della comunità mariana Oasi della Pace presso il Santuario della Consolazione, con l'organizzazione di numerose cerimonie religiose. Padre Luca, questa sera celebriamo i primi 30 anni della presenza della comunità mariana Oasi della Pace presso il Santuario della Consolazione. Come sta procedendo? Ma sono molto felice di vedervi tutti, amici, qui con noi, a dire grazie al Signore, a dire grazie a Maria per questi 30 anni. Sono stati proprio 30 anni di benedizione, di grazia. Abbiamo ascoltato prima già la testimonianza di Padre Gianni, il nostro fondatore, ha raccontato gli inizi, proprio come il Signore è passato attraverso momenti, chiamate, incontri, ecco, proprio un filo d'oro in cui il Signore ci ha fatto capire che ci voleva qui, e quindi sono felice di essere qua dopo questi 30 anni. Abbiamo assistito un po' al racconto, alla storia di questi 30 anni, ci ha colpito il fatto che la comunità si è insediata verso quasi mezzanotte, alle ore 23 del 16 di ottobre del 93. Perché così? Con ritardo? È una combinazione o casuale o voluta? Ma guarda, allora io arrivai qui con Padre Gianni e Madre Fabrizia e il Vescovo ci portò sul tetto a contemplare la bellezza qua intorno. Fece questa preghiera, questa benedizione. Poi i primi fratelli partirono a quel tempo da un paesino dove stavamo, verso Rieti, e con un polmino un po' scarcassato riuscirono ad arrivare qui, non calcolarono bene evidentemente il tempo, e arrivarono, e racconta Don Francesco Gioia, dopo vedremo il video, che vide passare questi due pulmini stracarichi di roba con questi mantelli bianchi. Erano un po' incuriositi, ma chi sono questi fratelli, queste sorelle? Quindi arrivarono in questo luogo e si accamparono praticamente, arrivando un po' così alla buona. Com'è il rapporto con la comunità delicetana? Allora, sin dall'inizio è stato subito un incontro di fraternità, ci hanno accolto subito, io direi un po' come figli, come fratelli, come sorelle. È subito scattato un feeling, un'amicizia. Le due comunità, la comunità di religiosi e la comunità cristiana di Riceto, hanno subito vissuto questa sintonia immediatamente. 30 anni, ci sarà sicuramente la possibilità di continuare in eterno? Ecco, eterno è una parola bella, molto grande, però io credo che questo filo d'oro tracciato, abbiamo ascoltato alcuni giorni fa una conferenza dal Beato Felice, che riposano qua le sue reliquie, poi Sant'Alfonso, poi tutti gli altri, il Tannoia, adesso noi credo che è un filo d'oro che non si debba spezzare, quindi sta anche a noi, è affidato anche a noi questo filo di poterlo continuare a cucire. Il trentennale, l'anno 2023-24, può essere quindi definito l'anno della comunità mariana Oasi della Pace, il trentennale? Mi sembra molto bello. Fa riferimento a questo evento? Mi sembra una cosa molto bella, proprio di avere questo trentennio, questo compimento di questo cammino, ma come un nuovo inizio, direi, uno slancio verso il futuro. Giornata dei borghi autentici, il 15 ottobre, con una serie di eventi gastronomici, folcloristici e visite guidate. La giornata annuale di Borghi Autentici ha un programma che un po' riporta quelle che sono le attività caratteristiche del nostro comune, e quindi delle visite guidate animate e con uno spettacolo musicale dei canti e balli popolari che si sono svolti questa mattina nel castello, grazie alla collaborazione con l'associazione Ora Folk e Zingaria, che hanno fatto anche uno stage di balli
E poi adesso qui c'è la degustazione in questa parte del borgo, perché stiamo cercando di valorizzare ogni volta insomma una zona diversa, un posto diverso del nostro centro storico, proprio per farlo conoscere anche a tutti e anche ai nostri concittadini. E poi nel pomeriggio alle 15.30 ci sarà una passeggiata lungo il tratturo di San Gerardo, che è il tratturo che San Gerardo percorreva a piedi per andare alla Consolazione, quindi faceva per andare e ritorno alla Consolazione, e dove si narra, non so se sia una leggenda o corrisponde a verità, che a valle c'è un posto in cui lui più volte si sia alzato in volo verso la Consolazione. E poi stasera c'è uno spettacolo musicale ancora, con sempre a cura dell'associazione Zingaria, che tutto il programma lo trovate pubblicato sia sul sito nazionale di Borghi Autentici e sia sulla pagina del sindaco del Comune di Deliceto. Che edizione è questa? Allora, il Comune di Deliceto ha aderito a Borghi Autentici già da molti anni, una decina d'anni. Da quando ci siamo noi stiamo cercando di valorizzare questa giornata e di aderire alla giornata nazionale di Borghi Autentici. Questa è la nostra terza edizione. E abbiamo preparato un po' di orecchiette al sugo, il nostro piatto preferito è le orecchiette al sugo di Deliceto. E poi ci sono delle patate con salsiccia al forno, con nodini fatti in casa da Casaro e il primo sale. Ma questo viene offerto gratuitamente? Si paga un ticket al comune e si prende questo piatto di Deliceto, questo piatto così. Ok, quindi chi è che ha provveduto a realizzare questa, la cucina? La cucina l'abbiamo fatto noi, amici e soci della cooperativa Serag. Abbiamo cucinato al forno la pasta, le patate, abbiamo fatto questo lavoro qua. Quindi è stato gestito dalla vostra cooperativa? La cooperativa Serag è stato gestito il mangiare. Cooperativa Serag che gestisce anche il bosco di Valle in Vingoli. Siamo ancora a decidere la data di fare una giornata del ciclamino al bosco Valle in Vingolis, perché là è pieno di ciclamini, però adesso sono piccolini. Io penso che fra 2 settimane si riesce a fare una bellissima giornata dei ciclamini. Tempo permettendo. E poi si mangerà sicuramente qualcosa. È tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.